Allora, spesso mi chiedono come mai una donna è interessata all'automobile, alla storia dell'automobile. Io devo dire che in particolare all'Alfa Romeo, perché la mia passione è nata che ero una ragazzina, 13-14 anni, e c'era uno zio acquisito, che era il fratello, cioè era il marito della sorella del mio papà, che è un appassionato al Fist e lo è stato per tutta la vita. Difatti quando è mancato aveva ancora un Alfa 75 nel suo garage. Beh, lui la domenica veniva a trovarci tutte le domeniche, la zia ci portava un cestino con le mozzarelle di bufala, noi facevamo salire la zia e io e mia sorella ci accomodavamo in questa Giulia e lui ci portava a fare un giro, prima non c'erano i limiti di velocità che ci sono adesso, quindi puoi immaginare domenica quando tutti erano allo stadio e non c'era traffico a Napoli, noi a quell'ora facevamo i nostri giri e ci tenevamo per mano perché era una bella adrenalina. Comunque lì piano piano è nato e poi ho pensato sempre che avrei voluto lavorare in Alfa Romeo e così è successo e quindi sono stata per 35 anni, ma per 23 sono stata responsabile dell'archivio storico e l'ho fatto crescere perché quando sono arrivata mi è stato assegnato questo compito, era quello proprio di creazione e ristrutturazione di quello che c'era, era un centro di documentazione, invece poi è diventato un archivio che contiene fotografie in bianco e nero, a colori, filmati, cartelle stampa e poi pubblicazioni tecniche, libretti di uso e manutenzione, migliaia e migliaia di libretti. E quindi il mio lavoro non era quello di catalogare, di archiviare, era anche quello di rispondere agli alfisti. Ecco perché sono ancora qui tra gli alfisti, perché hanno potuto, diciamo così, accedere attraverso me alle informazioni contenute nell'archivio. Quindi per esempio sapere quando la propria vettura è stata prodotta, di che colore è nata, e quali erano gli interni, e poi eventualmente il primo concessionario che l'aveva venduta, e poi tutte le informazioni per un corretto restauro, e quindi indicazioni sul colore, sulla tinta originale, eccetera, eccetera. Quindi questo è stato il mio lavoro, oltre a catalogare, è anche stato quello di dare informazioni agli alfisti nel mondo. Pensi che in America una ventina di anni fa nacque un club, Archivio Storico Alfa Romeo, e fu il primo caso in cui nacque un club per un archivio e non per una macchina. Poi recentemente, tanto per far capire come, anche se non c'è più la produzione ad Arese, comunque come gli alfisti sono ancora legati a questo marchio. Alfa Romeo, una casa leggendaria, ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Il primo campionato del mondo nel 1925 con il conte Gastone Brilliperi e poi nel 50 con Farina, nel 51 con Manuel Fangio e poi tutte le 24 ore di Le Mans e tutte le altre gare su pista, su strada. È la targa Florio, mille miglia. Quindi tutto quello che c'era da vincere ha vinto l'Alfa. E poi nel 1950 si ritirò dalle corse, diciamo così, della Formula per mettere in produzione la prima vettura che era la 1009, che per lei fu coniato lo slogan la vettura di famiglia che vince le corse. Poi sono arrivata le Giulietta e poi dopo la Giulia e via via. Ecco, una curiosità, tutti mi chiedevano come mai le vetture Alfa Romeo sono contraddistinte da un numero, per esempio l'Alfa 75 perché quell'anno lì si festeggiava il 75esimo compleanno dell'Alfa Romeo, poi l'Alfa 33 per il motore boxer e poi perché ricordava le 33 da corsa e poi per esempio la 164 sono numeri di progetto, mentre alcune vetture invece con nomi di donne come Giulietta, e mi sembra di avere raccontato che Giulietta è un nome che fu suggerito da una signora perché quell'anno lì praticamente si presentava anche il Romeo, quindi Giulietta e Romeo, però Giulietta l'Alfa l'ha fatta diventare più famosa della Giulietta di Shakespeare. E poi per esempio l'Alfetta, perché ricordava l'Alfetta 158-159 campioni del mondo. Adesso si ripetono con la nuova Giulia, però ci sono dei nuovi nomi come Stelvio, come Tonale, però l'Alfa Romeo c'è ancora come marchio, diciamo, ma non c'è più la produzione ad Arese e questo, diciamo così, è il cruccio di tutti gli alfisti che volevano avere lì, diciamo così, il santuario di questa tecnica raffinata, motoristica, eccetera. Però c'è il museo e io suggerisco a chi guarda questo filmato di andare a visitare il museo, perché non è più didattico come una volta, ma è un museo moderno,
Ci sono, le vetture sono suddivise in tre piani, c'è il primo piano che è il timeline, dove le vetture sono in display secondo l'anno di produzione, poi ci sono le vetture la bellezza, dove ci sono anche quelle dei progettisti o comunque dei carrozzieri di fama come Giugiaro, come Bertone, Zagato, eccetera. E poi c'è la passione, e lì ci sono tutte le vetture di cui ho parlato prima, quelle che hanno corso. Anche la targa Florio, che non so se lei lo sa, ma sulla prima vettura targa Florio fu dipinto un quadrifoglio che era il simbolo di buona fortuna. Perché siccome Ugo Sivocci, che poi ho conosciuto un suo familiare qui a Radio Orizzonti, perché io sono anche speaker della radio, e nel 2010 ho fatto una trasmissione dove ho raccontato la storia dell'Alfa Romeo, e quindi ho avuto l'opportunità, la fortuna di intervistare anche il nipote di Ugo Sivocci, e mi ha raccontato un pochino che era un intimo amico di Enzo Ferrari. E Sivocci era un pochino superstizioso e quindi volle distinguere la sua vettura con questo quadrifoglio. La targa Florio fu vinta, tre vetture Alfa Romeo, e da allora è rimasto come simbolo di buona fortuna su tutte le altre vetture. Ecco.